L'Atalanta è ai quarti di Champions League dopo aver battuto il Valencia nella doppia sfida degli ottavi, ma soprattutto dopo aver superato il group stage contro ogni pronostico. Dopo tre partite, nerazzurri ancora a zero punti, poi la rincorsa, la cavalcata vincente ed il trionfo a Kharkiv, anche grazie alle parate determinanti di Pierluigi Gollini. Tutto questo è dell'incredibile, ormai ho perso le parole io per descrivere le emozioni che stiamo provando. E c'è grande felicità e penso che abbiamo raggiunto qualcosa di magico, di incredibile, sicuramente di impensabile per come si erano messe le cose, no? Le prime tre partite è incredibile. Io no, mi sono reso conto di aver fatto una bella parata, però durante l'andamento della partita, non sapevo cosa facessero dall'altra parte, no? Quindi ero comunque ogni nostro gol ero calmo, ero tranquillissimo, concentrato ed aspettiamo la fine. Anni lo scorso 18 marzo all'Atalanta da 3 anni, 2 stagioni e mezzo per essere precisi. È infatti arrivato in nerazzurro a gennaio 2017 in prestito dall'Aston Villa. Una grande opportunità per me. Questo è un grande club che ha dimostrato negli anni di sapere lavorare ottimamente con i giovani e quindi sono molto contento ed entusiasta di questa nuova avventura. Il 18 marzo è il suo compleanno, il 19 marzo del 2017 Pierluigi Gollini ha fatto il suo esordio in nerazzurro allo stadio di Bergamo contro il Pescara, partita vinta 3-0 con una dedica speciale. 2 giorni fantastici, sono molto contento per me e per la squadra, è il più bel regalo che mi potessi fare, lo dedico anche a mio papà che oggi è la festa del papà e quindi sì, sono veramente contento per me e per tutta la squadra che si meritava assolutamente questi 3 punti. Quattro presenze nella stagione 2016-17, 8 in quella successiva, 27 nella 2018-19, quella della conquista della Champions League. Numeri importanti che raccontano però solo in parte il percorso di quel giovane portiere che con determinazione e grande volontà ha inseguito il suo sogno, anche quello di indossare la maglia della nazionale maggiore. Data importante, 15 novembre 2019. Sono molto felice per aver raggiunto questo obiettivo, questo traguardo, anche se ovviamente lo considero solo come un punto di partenza, lo posso considerare un punto d'arrivo per quella parte di me, no? Dentro, se penso da me bambino, no? Da ragazzino che sognava di giocare a calcio in nazionale, quello sicuramente. Lui è anche Gollorius, il rapper con i guanti. Ci mette sempre passione e determinazione in tutto quello che fa. Giocare a calcio vale più di qualche sacrificio, come lui stesso ha risposto ad un tifoso nel novembre del 2018. Sacrificio, uno non riuscirei a dirtelo in particolare, sicuramente ce ne sono tanti, cioè posso dire che ho sacrificato la mia vita per il calcio, no? Soprattutto quando ero ragazzino, che i miei amici iniziavano ad uscire, io sabato sera stavo in casa, ma per me sinceramente non era un sacrificio perché sapevo bene quello che volevo fare. Poi ho fatto altri sacrifici come ad esempio lasciare la mia famiglia molto presto, sono andato via di casa a 15 anni, a 16 anni ho cambiato paese, quindi ho sacrificato un po' tutta la mia vita per il calcio, ma l'ho fatto con estremo piacere e perché era l'unica cosa che volevo fare e il sogno che volevo inseguire. Un sogno che è evidentemente diventato realtà.